Romina Power, indignata, lancia un forte appello sul web: questo è reato. Da anni la cantante statunitense HS ha trovato la pace grazie alle discipline orientali. Un percorso che Romina Power ha affrontato con grazia e che l'ha aiutata nei dolorosi anni successivi alla scomparsa della figlia Ilenia. D'altra parte, per lei è stato un po' un ritorno alle origini. Nata nel 1951, ha vissuto appieno la cultura hippie proprio durante l'adolescenza e non ha mai nascosto di essere stata una figlia dei fiori, con tutto ciò che ne consegue. In passato ha infatti ammesso di aver fatto uso di LSD come un po' tutti, in quegli anni poi ho smesso, per fortuna, se no avrei il cervello fritto, le sue parole durante un'intervista. Quindi, dopo la separazione da Albano, la ricerca di sé e la passione per l'India, paese a lei molto caro. Romina è talmente devota al buddismo da aver trasformato la sua casa romana in un centro Kadampa, diretto dal suo maestro spirituale, il monaco tibetano Geshe Kelsen, Lhyatso. Una religione che pratica la non violenza e il rispetto per tutte le forme di vita. Non stupisce quindi l'indignazione che ha colpito la Power davanti al tragico fenomeno che accade purtroppo tutte le estati. Romina Power, addolorata, lancia un messaggio fondamentale a tutti i fan: la figlia di Linda Christian, che sul suo Instagram condivide spesso foto e momenti che la vedono impegnata in attività benefiche o durante i suoi viaggi in India, anche questa volta ha voluto mandare un segnale importante. L'ex moglie di Albano è una grande appassionata di animali e nel corso degli anni ne ha avuti parecchi, oltre a accudire anche quelli dell'adorata figlia Romina Junior, come successo qualche settimana fa quando è corsa dal veterinario per far curare uno dei suoi chihuahua. Ieri la 70enne ha voluto condividere con i follower la locandina dell'Empa, raffigurante un bel cagnolino, spingendo tutti a non lasciare per strada i fedeli compagni a quattro zampe, spesso vittime dell'estate. Abbandonarmi è un reato,